Vincitori che state seguendo il mio percorso in DVD, mestruazioni e flusso abbondante. Io personalmente ho sempre avuto un flusso molto abbondante, ma quando mi sono ammalata di fibromialgia quel flusso è diventato emorragico, è diventato proprio un desanguinamento, e questo succede per molte donne con la fibromialgia. La mestruazione, che per me durava 7 giorni normalmente, era lungo e abbondante, è diventata una cosa che durava 15, 20, 25 giorni. È diventato quasi che, invece di fare una settimana e stare a riposo per settimane, facevo il contrario. Poi in mezzo al mese, all'improvviso, succedeva un grande, grande flusso, proprio come qualcuno ha avuto una brocca e versato la brocca. Io non potevo uscire di casa perché diventava una cosa così grande e imbarazzante, perché in 30 secondi mi bagnavo fino alle ginocchia per quanto sangue c'era. Io quando avevo la fibromialgia sono diventata anche anemica, uno dei miei 1000 valori che è andato fuori norma, ma guarendo quel mestruazione è tornato esattamente. Anzi, non è tornato come prima. Questa è una cosa che voi donne lo sapete. Quella mestruazione lunga, 7 giorni, dolorosa e abbondante, che per me prima era normale, è diventata una mestruazione di 3-4 giorni di un livello di flusso moderatissimo dopo, moderatissimo e senza dolori. Quindi tante volte noi pensiamo che certe cose erano nostre e comunque sia, guarendo, quello rimarrebbe così. Invece no, anche con le mestruazioni, quello che forse era un po' complicato prima, che è diventato proprio tragico con la fibromialgia, migliora totalmente. La mia mestruazione dopo essere guarita dalla fibromialgia era così indolore che neanche mi rendevo conto di averlo, mentre prima dovevo stare a letto almeno per i primi 3 giorni e poi durava 7 giorni con un flusso abbondantissimo, e quello era quando stavo bene. Poi con la fibromialgia è diventato proprio tragico. Quindi continuate ad andare avanti, perché veramente la salute, la vostra vita vi aspetta. Le cose che voi state pensando che forse succederanno nel futuro non succederanno, succederanno solo belle cose con la vostra salute. Quindi continuate a essere in cammino, continuate a perseverare verso la vostra salute, e soprattutto continuate con le vostre sessioni in DVD. Fate il vostro percorso in modo profondo e consapevole, così ve ne uscite e ve ne resterete fuori a vita, ok? Ciao!